Questo programma contiene linguaggio volgare. Non lo so. È un gioco con cui è impossibile litigare. Ok ragazzi, come saprete sono la capitana di un gioco che si intitola Chi dei due. Credo che inizieremo con David e Leticia, tanto per ridere. Vediamo, qui potrebbe finire okay. Male. Ok, non voglio toccarti. Schiena contro schiena, non toccatevi. Oh, schiena contro schiena. Adoro questo gioco, è bellissimo, è un modo per fare amicizia. Chi dei due andrebbe a letto al primo appuntamento? Oh! Ma sei un cretino! Cosa? Non mi sono mai nemmeno fatto io. Al primo sono un gentiluomo. È un gioco con cui è impossibile litigare. Michael? Io ne ho una. Chi dei due tornerebbe con il proprio ex? Avete alzato entrambi le mani? Io di sicuro no. Certo, come no? Chi di voi due romperebbe con l'altro per primo? Bella domanda! Wow! Non toccarlo! Non potete toccarvi! Non barate! Bari! Vi controllo! Cosa? Che imbarazzo! Non credo che il rapporto tra Michael e Victoria possa funzionare, sinceramente. Ottimo lavoro, bravi! Victoria è una brava ragazza, andiamo d'accordo, ma nella sua relazione con Michael, secondo me, non è sincera. Succhia o molla? Marissa e David ci stanno mettendo tantissimo a passare quella carta, non vi pare? Cretino, non è così che si gioca. Ma non è vero. Oh, si sono passati. Mamma mia. No, Ellie, non si fa così. Bella mossa, Ellie. Ci hai rimediato un bacio. Bacio, 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 bacio. Bacio sulle labbra, non c'è niente di male. Quanta passione, wow! Con le mani sul viso! L'ha fatto apposta! È ovvio, amico! Credo che a Ellie piaccia Michael. E mi sembra che si trattenga perché non vuole ferire Victoria. Oh, vai, vai! Devo fare i complimenti alla capitana dei giochi, Georgia Harrison, ma soprattutto li faccio a me stesso. Le ragazze mi vogliono e i ragazzi vogliono essere David McIntosh! Certo, come no, David? Ma c'è qualcuno a cui non interessa un bel niente di te, David? Oh, mamma mia! Speriamo siano buone notizie! Dai, dai, dai! Dai! Vi prego, buone notizie, vi prego, buone notizie! Questa sera la suite VIP è il luogo del romanticismo. Non ci credo. Gioia e Lorena, godetevela! Ah! Bravi, 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 che bravi, bello, bravi, finalmente. Bravi! Finalmente! Il tablet del terrore ha fatto il bravo! Wow! Ah! Abbiamo la suite VIP, vai! Il tablet del terrore è la cosa migliore al mondo! Sì! Il tablet del terrore ci ama! Nessuno lo sa, ma il tablet del terrore è dell'Essex! Siamo amici! Attenti. Attenta. Senza versare una goccia. Anche se l'arrivo di Lotan ha rovinato la giornata di ieri, non ho dimostrato altro che affetto a Michael. Ora come ora non mi sta ricambiando, quindi non so proprio cosa gli passi per la testa in questo momento. È bello avere un po' di privacy. Lo so. Buongiorno, signore. Buongiorno, tesoro. Negli ultimi giorni qui nella villa mi sono sentita poco sicura di me stessa. Ciò che intendo è che non so se riuscirò a legare con qualcuno o a trovare l'amore, quindi mi sento davvero fuori luogo.
ti amo tanto. Anch'io ti amo, piccola. Questa mattina mi sono svegliata innamorevole. Ah, è una parola che esiste! Se intendi innamorata, Lorena, allora sì. Sei pronto? Avanti, andiamo. Joey mi sta insegnando il gergo, quindi sarò una ragazza dell'Essex molto presto. Non vediamo l'ora! Quindi, come vanno le cose tra te, Lotan e Michael? Ovviamente tengo davvero tanto a Lotan, ma in questo momento voglio che la storia tra me e Michael cresca. E a lui sta bene. Sei davvero d'accordo, Lotan? Sai che c'è, non potrei mai essere egoista e cercare di ottenere qualcosa che non vogliamo entrambi, anche se penso di poter avere una chance. Michael, tu come ti senti per tutta questa situazione? A me piace analizzare tutto. Sto ancora ragionando sulla situazione. E su cosa stai ragionando? È ciò che devo capire. Michael, sei difficile da comprendere. Lo trovo giusto. La tua faccia dice tutt'altro, Victoria. Beh, detto questo, oggi vado in palestra. Vado in palestra così sono pronta per la spiaggia. Oh! Sì, sono pronta per il... Non correrei in spiaggia se fossi in te, Sophie, perché non si sa mai cosa ti aspetta in acqua. Avanti, così, 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 ancora 10 secondi, Letitia, dai che ce la fai, 10, 9, 8, 7, tra poco riposi. Così la rendi aggressiva, non va bene. 10 secondi. Voglio sentire la tua voce quando mi alleno, ti prego. Ancora 10 secondi e poi abbiamo finito. Tutto bene, Ellie? Oh, ma sono i miei pantaloni. Sì, lo so. Benvenuta in palestra. Beh, non li userò. Devo metterli a lavare. Tutto bene? Io mi sto allenando di brutto. Prima stavo pensando... Michael è davvero un tipo imperscrutabile. Di brutto. Pensate che lascerà Victoria? Per me sì. Beh, Giorgia, non siamo cieche, no? Io penso che abbia paura a dire ciò che prova davvero. E fare il glaciale è la tecnica perfetta, dico bene? Ma a te fa sesso, vero? Sì, è bellissimo. Lo guardavo prima, uno schianto. Ovviamente mi piace, ma ora come ora non sarebbe quello giusto per me. Michael e io siamo davvero buoni amici, ma quando penso alla sua storia con Victoria, non penso che lei sia sincera. E penso che starebbe meglio con Lotan. Ma sta ancora con Victoria, mi capisci? Sì, ma è una situazione incasinata. Se prova qualcosa per te, allora deve lasciare in pace quella povera ragazza. Deve essere sincera. Sì. Dovremmo parlare più spesso di ragazzi. Ho già bruciato 160 calorie. Michael e Ellie. Cosa? Voi due uscirete per un appuntamento per vedere se potete essere più che amici. Wow! Che novità. Sto morendo di imbarazzo. Ah, non fare la scema. Non sono ancora riuscito a sedermi e parlare con Victoria. E ora ho un appuntamento con un'altra ragazza. Cioè, mi state prendendo in giro, vero? Ieri mi sono messa a nudo con lui e non ho ottenuto risposte. Non mi ha nemmeno coccolata a letto, non mi bacia. Sono davvero... Se io vengo da te e ti faccio così, non reagisci? Non penso che a Ellie piaccia Michael, altrimenti me l'avrebbe detto. Ma mi piacerebbe che Michael mi garantisse che sta bene e che le cose tra di noi andranno sempre meglio, perché ora come ora non mi sembra proprio. I ragazzi sono facili da capire, Victoria. Se ti vogliono, lo dimostrano. Se piaci loro, te lo fanno capire sin dall'inizio. Fatti sentire, bella. Michael e Ellie stanno andando a conoscersi meglio con degli animali in un centro di recupero. Ah, abbiamo avuto molta fortuna. È davvero fantastico. Si chiama Max. È una tigre del Bengala di soli 5 mesi. 5 mesi? Potete darle da bere se volete. Oh, mi viene da piangere. Mamma mia, guarda che zampe giganti. Mi viene da piangere. Non piangere. Sono la tua nuova mamma. Sei sicura? È il miglior appuntamento al mondo e non è merito tuo. Lo so, non è merito mio, è tutto merito della tigre. Trovarmi qui in questo momento con Ellie e con la tigre a farmi 4 risate. Andiamo. Oh, mi è uscita una tetta. Insomma, tutti meriterebbero una ragazza come Ellie. È così. Oh,
sarà così, ma non l'avevi mai detto prima. Sophie è una persona che conosco già da molto tempo e mi ha detto: vedo che sei legata a Michael e che c'è feeling con lui. Ho detto che siamo amici, ma sia lei che Letitia e le altre hanno notato tanti piccoli dettagli. Sì, io non ho sentito il discorso, ma chiaramente siamo amici e loro magari hanno travisato un po' la situazione. Mi spiego? Non so, sì, ma certo, sinceramente non so nemmeno cosa dire. È imbarazzante. È imbarazzante, ma io penso che io e te siamo molto amici. Sì, è vero, e non vorrei mai rovinare il nostro rapporto. Non vorrei mai rovinare il nostro rapporto. No, nemmeno io. Bravissima, Ellie. Hai fatto scomparire l'imbarazzo. Quindi come va? Devo ammettere che mi sono chiuso molto. Pensavo che con Victoria le cose stessero andando bene prima che arrivasse il suo ex. Nell'attimo in cui è arrivato Lothan, è successo di tutto e ho sentito dire di tutto. Non so se riuscirò a fidarmi di lei. Sì. Secondo me lei ti ha detto chiaramente ciò che prova e non ne ha fatto mistero. Se non provi lo stesso, devi essere sincero, perché non sarebbe corretto verso di lei. Sì, lo farò. Torno alla villa con le idee molto più chiare. Voglio sedermi con Victoria e dirle ciò che è necessario. Patrick, giusto? David. Piacere di conoscerti. Piacere, fratello. Mi chiamo Patrick Hale, ho 20 anni e sono di Santa Monica. Sono un amante, un romantico e un musicista. Suono la chitarra e quando scrivo musica e canzoni do tutto me stesso, tutto il mio cuore, il mio amore, tutto ciò che ho. Il motivo per cui sono qui è tornare con la mia ex Lorena. Abbiamo smesso di vederci perché inseguivamo entrambi i nostri sogni e ho capito solo adesso che possiamo inseguire quei sogni stando insieme. Lorena significa tutto per me. Non è solo bellissima fuori, è meravigliosa anche dentro. Il mio cuore appartiene a lei e non penso che potrò mai darlo a un'altra. Non ti preoccupes, mio amore. Va tutto bene. Non è vero. Ti amo, baby. Significa ti amo in spagnolo. Non ce la faccio. Ti amo, sei l'amore della mia vita. Sei l'amore della mia vita. Voglio avere dei figli con te, voglio diventare vecchio con te. E come abbiamo sempre detto, va tutto bene. Merda. Va tutto bene, mio amore. Tu non capisci, non capisci. Non importa. Non puoi capire. Non importa. Non mi importa di niente. Io sono innamorata di un'altra persona. David, non mi viene nemmeno una battuta. Ho conosciuto un altro. Il nostro Anche amore il mio è amore vero. È per lui. Lo amo. Ok, va bene. Io ti sposerò lo stesso. Viaggeremo insieme in Europa. Come abbiamo sempre detto, andremo a trovare tua nonna. E festeggeremo Natale con la mia famiglia. Voglio stare con te. Non posso. Ti amerò per sempre. Voglio sposarti, te lo garantisco. Sto male. Questo è troppo. Mi viene da vomitare. Va tutto bene. Va tutto bene. Non puoi capire. Abbracciami, tranquilla. Sono qui per te, sono qui come tuo amico. Abbracciami. Abbracciami e basta. Va tutto bene, va tutto bene. Mm.
Non è come con Itai. Lo ama. Questo è vero amore. Lo ama. Lei gli ha promesso amore eterno e lui l'ha promesso a lei. Questo è vero amore, amore intenso. Questo cambierà le nostre vite in modo totale. David, sono disperata. Penso che lascerà Joy. Ah, ne sono sicuro. Ami ancora, Patrick? Non lo so, forse. Non lo so. Mentre il sole tramonta sulla villa, le celebrity non vedono l'ora di sapere di chi è il nuovo ex. La giornata di oggi in spiaggia è stata lunghissima, devastante e dolorosa. Ora sto tornando alla villa per dire al mio migliore amico ciò che ho visto. E so per certo che gli spezzerò il cuore. Ehi, hey, bei figaccioni! Oh, che facce! Oh, di nuovo? Non di nuovo! Oh, mamma mia! È l'ex di Lorena, si chiama Patrick e è stata davvero dura. Sembrava una scena di Dear John all'ennesima potenza. Lei ha iniziato a singhiozzare e lo sguardo di Patrick le diceva: mi sei mancata e ti amo. E le ha detto: andremo a trovare tua nonna e voglio presentarti mia madre a Natale. Gli ha detto che vuole sposarla. Oh! È il casino che mi aspettavo che fosse, magari anche peggio. Il legame tra di noi è unico e so che non lo proverà mai più per nessun altro. Joy, amore, ho quasi pianto guardandoli. Lei gli ha detto che è un ragazzo, anche se ha detto non so cosa fare almeno un paio di volte. Non sono preoccupato che sia arrivato Patrick, sinceramente. Sono più preoccupato e in ansia per come si sentirà Lorena, visto ciò che hanno detto David e Giorgia. Non posso che vedere come andrà. Non ho mai visto niente di così intenso in prima persona. È il primo ex che arriva qui, okay, che mi ha davvero spezzato il cuore. No, non dire così. Joy, va tutto bene? Cavolo, sarà dura. Indipendentemente da tutto, stasera qualcuno avrà il cuore spezzato. Il mio silenzio di questi giorni e di oggi è stato un modo per ragionare. Sì. Detto certo. Questo, capisco che provi qualcosa per il tuo ex, ma dirgli che vuoi che combatta per te mi fa capire che non hai veramente voltato pagina. Ovviamente non avevo le idee chiare ed è tutta colpa mia e ti chiedo scusa per questo, ma è difficile quando tieni davvero a qualcuno. No, certo, lo capisco perfettamente. E pensare di fargli male e ferire i suoi sentimenti. Lo capisco perfettamente ed è per questo che dico che c'è chiaramente ancora qualcosa tra di voi e io mi ci trovo in mezzo. E ora come ora mi sto chiedendo: posso fidarmi di te? E l'unica risposta al momento no. Ok. Penso di aver detto a Michael tutto ciò che dovevo ieri. Gli ho aperto del tutto il mio cuore. Ma se è questo ciò che vuole, lo rispetterò. Non voglio farti soffrire. Andrà tutto bene tra me e Victoria in futuro. Abbiamo entrambi un'età per cui sappiamo che possiamo essere amici. Lo capisco, fidati, lo capisco. Sicura? Non ho intenzione di cambiare con lei. Non so se lei farà altrettanto con me. Beh, l'orologio ticchetta, Michael. E l'arrivo di Patrick è imminente. È la tua anima gemella? Sì, al 100%. E niente potrà cambiarlo? Il legame tra me e Lorena è una cosa dell'altro mondo. Questo ragazzo non può nemmeno capirlo. È impossibile. Oh, merda! Oh, mamma mia! Sono Calum. Ciao. Piacere di conoscerti, Patrick. Piacere mio. Tutto bene? Tutto bene? Ciao. Come tutti. Stai? Accomodatevi. Ciao, Joy. Piacere di conoscerti. Ciao, io piacere sono di conoscerti. Possiamo andare da qualche sì, parte? Sì, certo. C'è qualcosa che non va? Dammi un minuto, non iniziare. Non iniziare? Tutto bene? Sì, benissimo. Mi sento malissimo. È così difficile per me, non puoi capire.
Non sapevo come dirgli di te. Sento il suo dolore e tutto ciò che posso fare è essere qui per lei, no? Lo so che è dura. So che sta soffrendo, è un bravissimo ragazzo. Sì. Ma non provo per lui ciò che provo per te e non so nemmeno come spiegarglielo. Non poteva crederci, mi ha detto non ci credo. Ma è incredibile, è questo il problema. È vero. Patrick, non ci vediamo dalla spiaggia. Com'è andato l'appuntamento? Mi ha detto la verità, sapete? E qual è? Che vuole stare con Joy e mi sta bene, sapete? In fin dei conti, voglio la sua felicità. Oh. E sono felice per lei, quindi mi sta bene. Oh, Patrick, sono felice. Ci pensiamo noi a te, ti divertirai da morire. Ascoltate, Patrick non è Tom Cruise o Brad Pitt, ma sta recitando la parte del duro. Sono sicuro che dentro di sé è disperato per ciò che è successo in spiaggia. Ci ha visti così? Amore, no, ma ci vedrà prima o poi. Dai, beviamo qualcosa, ho bisogno di 5 drink. Patrick, lui è Joy. Joy, piacere Patrick, di conoscerti. Piacere di conoscerti. È un vero piacere. Patrick, ti va di parlare? Certo, bello. Oh, mamma, che tensione. Credo di dover fare il superiore e fare due chiacchiere con Patrick in tutta sincerità. Amico, ovviamente. Lo so, in realtà non c'è molto altro da dire, giusto? Lo so, infatti. Io non ho problemi con te, amico. Mi ha detto che sei un bravo ragazzo e lo sono anch'io. Sì, lo vedo. Deve essere dura questa situazione, lo capisco, amico. Beh, certo che lo è, ma in fin dei conti la decisione è sta a lei, mi capisci? Ti darà fastidio sentirlo, ma non ho mai provato niente di simile in vita mia. È quasi incredibile, siamo anime gemelle. Sì, ha detto la stessa cosa a me, un paio di giorni prima di venire qui, amico. Tu mi capisci? Quando lo vedo riesco a vedere il suo dolore. Lorena... Hai fatto la cosa giusta, credimi. Sei stata sincera con te stessa e con il tuo cuore. Non posso immaginare come ti senta adesso, ma sinceramente credo che ciò che c'è tra te e Joy sia vero. So che non è facile per lei. È come Romeo e Giulietta finito in tragedia. Non è così che finiva? Non proprio, ma vabbè, come dici tu. So che ti ha detto la stessa cosa e apprezzo che tu voglia mettermi in guardia, ma personalmente credo che ciò che c'è tra noi è diverso. Sì. Sapete, è stato un giorno difficile per me. Lorena sarà anche innamorata di Joy, ma so che quando questa esperienza sarà finita, tornerà a innamorarsi di me.